Alessandrini, voi rivendicate i meriti della passata giunta, perché oggi se Pescara ha la bandiera blu c'è stato del lavoro dietro, e questo è il senso della conferenza stampa di oggi, senza strumentalizzazioni come lei diceva poc'anzi. Alla gioia per questa notizia così importante fa seguito l'amore di verità. L'amore di verità impone di evidenziare che le cose non succedono perché facciamo un post su Facebook, ma perché c'è del lavoro. Il lavoro che ha condotto al risultato della bandiera blu è frutto naturalmente di anni di programmazione, di progettazione, di interventi sul depuratore, di interventi sul DK15, tutta una serie di questioni che sono iniziate, diciamo, nel corso della precedente consiliatura. Io non mi ascrivo a questa categoria per cui ogni volta bisogna sottolineare ho fatto questo, ho fatto quest'altro, infatti mi vedete raramente. Però, essendo la questione mare divenuta oggetto di, diciamo, strumentalizzazioni politiche molto pesanti, mi sembrava opportuno, diciamo, con la mia presenza, che peraltro fa il paio con la presenza, insomma, delle opposizioni e dei sopravvissuti, fra virgolette, di quella stagione amministrativa, per evidenziare come sono andati i fatti. Io certamente ho apprezzato in passato il fatto che il sindaco di Pescara mi abbia invitato a una serie di inaugurazioni per le quali è evidente che c'era una robusta quota del nostro precedente lavoro, penso al Parco dello Sport, penso, diciamo, alla Piazza dei Colori di Sum. Qui forse sarebbe stato un po' troppo, visto che è stato grimaldello politico, però un po' di, diciamo, buon gusto. Se non sbaglio era quel tale, diceva che l'educazione come il coraggio di un abbondio, come il buon gusto, non è una cosa che si impara per corrispondenza, bisogna averla, oppure appunto ce ne faremo una ragione. Però siamo qui a sottolineare appunto il senso del nostro impegno pregresso, di aver consumato, cioè, il tempo della nostra responsabilità politica, facendo cose buone e giuste di lungo periodo, perché la pubblica amministrazione è una lunga marcia, però ci vuole costanza e impegno.